Pupo, dal latino pupus, fanciullo. Opera dei pupi, spettacolo di marionette manovrate da fili che rappresenta soprattutto cicli cavallereschi. Famosissima in tutto il mondo, l'opera dei pupi siciliana. Ad Acireale, vicino a Taormina, troviamo il più antico teatro dei pupi operante dall'Ottocento, il Teatro Mariano Pennisi, l'unico sopravvissuto, insieme a quello di Pippo Napoli a Catania e di Puglisi a Sortino, della catena dei teatri che operarono in tutti i centri della costa. Viene spesso a vedere il teatro dei pupi? Sempre? Sempre. Anche lei? Mi piace. Anche lei, io. E lei viene spesso? Sempre, domenica per domenica. Perché piace? Perché le piace il teatro di pupi? Perché le piace, lo prego. Anche lei è un frequentatore abituale del teatro Pennisi qui? O più di tutto quello che vengono qui, il più vecchio sono io. Da quanti anni viene 60 qui? 60 anni. Allora, buono spettacolo a tutti quanti. Grazie. Il teatro è quello di Emanuele Macri, che ha raccolto l'eredità del puparo Mariano Pennisi. È una lunga storia di amicizia e di solidarietà che cominciò tanti anni fa. Era il 1908, l'anno del terremoto di Messina, come ricorda Macri. Mariano Pennisi, il fondatore di questo teatro, di questa scuola di pupi e il creatore di questi pupi, mi aveva tenuto a battesimo. E allora venne a Messina con una squadra di operai per soccorrere la famiglia, ma dalla casa Magri non trovò altro che un cumulo di macerie. E tutti morti. L'unico sopravvissuto alla furia spietata dalla natura era io, ancora in fasce. Mariano Pennisi mi prese e portò a casa sua, perché lui non aveva figlioli. Mi allevò come un figliolo e io vivo l'amava come un padre. Lui di me ne voleva fare un professionista, ma la scuola non era per me. E arrivato a 15 anni non volevo andare a scuola perché i pupi mi trascinavano nel loro mondo. Io non potevo sfuggire di questa rete di pupi. Allora quando io non volevo andare più a scuola, Mariano Pennisi, le procurai un dolore. Allora mi disse, senti, tu sei giovane, hai tutta una vita davanti, qualche cosa la deve fare al mondo. O torni a scuola, o scegli i pupi, o ti mandi al collegio di correzione. Quale scegli? Ci ho detto i pupi. Il 1933, Mariano Pennisi si ammalò di atropesia. Io non prestavo la voce ai pupi, solo alle donne, perché avevo la voce più giovanile. E allora una sera Mariano Pennisi torna dal dottore, io lo sapevo quale condanna aveva lui, ma sempre lo incoraggiava. Mi disse, io sono un uomo morto, leva il cartello perché non mi fido più. Però dottore, per me fu un colpo ad ascena alla testa. Prima di mettermi sulla scena ho avvertito tutti gli amici e ci ho detto, mio padre sta morendo. Mi disse di togliere il cartello, così finirà l'opera dei pupi dei Cerrai. No, l'opera dei pupi non deve finire, prendi tu il posto di tuo padre, come di fatti. Io salì sul palcoscenico con un cuore d'asino e un cuore di leone. Fece la rappresentazione, la clacca batte le mani. Ma io non mi convinse però. Disse, oggi e domani come finirà? Maledetto! Dio faccia che non si spezza la mia burrina! Ma finì benissimo, perché oggi Macri è uno dei pupari più bravi e più noti, non solo in Italia, ma anche all'estero, dove ha fatto numerose tournée. Macri usa nei suoi spettacoli dei mezzi semplici ma efficaci. Una conchiglia gli serve per creare straordinari effetti sonori. Basta una sigaretta perché il drago sputi fuoco. Una pompetta piena di colorante farà sì che il mostro, morendo, inondi il palcoscenico di sangue.
Ma la vera rivoluzione nel teatro dei pupi è quella realizzata nel teatro di Aci Reale, dove Emanuele Macri riesce a fondere il realismo dei pupi di Palermo con la ieraticità di quelli di Catania. È il suo istinto stesso di attore che lo spinge a rompere gli schemi classici e a realizzare questa fusione totale con il suo personaggio. Torniamo al suo pezzo di bravura, la morte di Orlando a Roncisvalle. Il paladino, circondato dai nemici, chiede aiuto all'imperatore Carlo Magno, suonando disperatamente, fino a morirne, il suo corno, l'olifante. Fiato dato all'olifante, per questa spada per cordoglio, voglio distruggerla che d'essere prada dei saraceni. Mi tremano le ginocchia, non sopporto più il peso delle armi. La vista mi si abbaglia, il mio corpo diventa freddo come ghiaccio. Voglio spezzarla questa mia spada per non farla cadere nelle mani degli saraceni. Troppo nobile preda per un saraceno. Non ti intocchia, non ti spezzi. Od urlintana mia, come sei bella e santa. Tu con il pomo dorato chiude quattro sante reliquie, un dante di San Pietro, del sangue di San Basilio, dei capelli di Sant'Onigi e delle veste di Santa Maria. Ti nascondo con il mio corpo per non farti cadere per preda nelle mani dei saraceni. San Michele Arcangelo, assistetemi nell'ora della mia morte. Dio possente e vero, dolce e misericordioso, tu che dalla morte hai risuscitato Lazzaro e dai leoni hai salvato Daniele, tu che al paralitico hai detto alziti e cammina e che alla vista hai ridato i ciechi, salvo, Signore veritiero, la mia anima dalla morte eterna. Perdonami per tutti i peccati che ho fatto nella mia vita. Dio, perdonami. Se ho ucciso, sui campi di battaglia come deve saper uccidere un guerriero. Questa è la legge crudele della guerra. Uccidere per non essere ucciso, e qualche volta per salvare gli altri. Dio, domando a te, ma è giusto nella fede uccidere? Perdonami, se sono degno del tuo perdono. Il pupo qui non è più la marionetta di legno, ma è ormai divenuto il personaggio. E solo sulla scena rappresenta con una sonorità eloquente e drammatica un mondo romantico ed eroico che sembra destinato a scomparire.
ti dicasti stori palatini, chi mani leste lì cervelli fini, finiti cavi con tu chi sta storia, canente scritte tutta una memoria, la 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 la. Ricchezze e guerri pili gran rignanti, su lì così più belle e più importanti, picchi stu Carlo Magno non vidiva, cagano di Magonza lo tradiva, cano lo quale d'incia la sua testa, sapia che da lo vento e la tempesta, e giù n'avessi tratto giuvamento, e ci mi scavo ferro con l'argento, la 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 la. Parlamo ad Orlando l'occhio buono, cadessi rifidì la via lo dono, e di Rinardo furbo e valoroso, caiva gritto concia d'ogni abuso, la 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 la. Arronci svalli pilu tradimento, murero tutti cu grappadimento, solo Rinardo testa fino mori, e veni pur fatto imperatore, la 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 la.